Care amiche ed amici, eccomi di nuovo fra di voi, il vostro Sant'Egian vi parla. Volevo fare un esperimento, dato che ci impiego molto tempo ad editare i video e a caricarli in YouTube, perché ho una banda larga molto, di molto bassa velocità, un megabit, 2 megabit. Allora, con questo mio cellulare, cioè quello che gli ho regalato a mia madre, il Nokia Asha 302, volevo fare un esperimento e vedere se filmandomi in bassa risoluzione, 176x144, riuscivo a fare un video che da un lato fosse di larga durazione e dall'altro che mi permettesse di caricarlo subito, magari poi con l'editore gli darò un formato 640x480. Quindi vedo come mi viene questo video, perché magari in futuro, io ho visto che non cambia il numero di visioni che hanno i miei video a seconda che li registri in alta risoluzione, bassa risoluzione, HD, Full HD, e quindi procediamo con l'esperimento. Eccomi di nuovo tra tutte e tutti voi. Il cane del vicino si era messo ad abbaiare, quindi mi dava fastidio, e adesso mi trovo nella mia biblioteca. E vi stavo dicendo che mi piacerebbe fare come il nostro amico Matteo Montesi, che fa dei video anche di 4-5 ore. Io ancora, per fare dei va pensiero così larghi, ci devo prendere un po' la mano, perché magari con la vecchia webcamera ci riesco. Però, ecco, giusto ultimamente che ho ricevuto molti like e molte visioni in alcuni video, mi posso buttare a fare dei video così larghi. Per il momento non lo farò tutto ad un tiraggio. Cerco di fare un video, questo che sarà magari l'assemblaggio di vari, perché voglio prendere la mano a fare in bassa risoluzione e poi parlerò del più e del meno. Quindi tutte queste introduzioni le faccio perché poi voi vi possiate aspettare che parli di qualsiasi cosa mi venga in mente. E quindi ancora una volta vi lascio, perché c'ho da fare in casa, c'è sempre tanto da fare. E poi cercherò di dargli una trama a questo video, però cerco di non deludervi, memore che i miei video piacciono sempre a più persone, abbiamo superato le 100.000 visioni e ho tantissime migliaia di like, e spero che un giorno YouTube mi paghi, perché devo rinnovare il mio parco tecnologico. Allora, dicevo, vediamo di fare un video alla Matteo Montesi. Ho visto che vanno molto a ruba i miei video commentari ai libri, e ne devo organizzare qualcuno di questi giorni. Poi hanno votato un mucchio di like. Più che visioni, ci sono stati molti like ai miei ultimi video, che hanno a che fare con la geopolitica e anche la situazione del signoraggio bancario. Non so, uno l'hanno visto più di 300 volte, non so quanto, ma c'ha già 200 like. Voglio complimentarmi con tutte e tutti voi per votare così accaloratamente i miei video. Ora, i dubbi che io esteriorizzo e che avete anche molti di voi, sono circa le dinamiche di questa economia mondiale. Infatti, io dico: ci sarà il signoraggio bancario, ma chi gli ha dato potestà a quelle persone, quegli enti che attualmente usufruttano del signoraggio bancario? Beh, se uno va a vedere la storia dell'economia occidentale, noterà che il Vaticano, per poter aggirare quell'imposizione, autoimposizione anche,
di non lucrare sul denaro, cioè di non fare usura, di non avere profitto dal denaro, perché si diceva che il denaro era lo sterco del demonio e che quindi lavorare ad usura, cioè profittarsi del prestito a terzi, era demoniaco, era perverso, allora hanno relegato o rilegato le persone che vivevano nei ghetti a guadagnare di usura. Loro potevano guadagnare di usura perché non erano cristiani. E in questo modo, però, dietro questo lavoro ad usura dei bancari, dei primi bancari medievali, c'era la lunga mano del Vaticano, che era in pratica chi ci guadagnava veramente del lavoro ad usura sul denaro e chi aveva interesse anche nel signoraggio bancario. Certo, a quei tempi l'economia non era molto sviluppata e quindi c'erano appena come strumenti finanziari le lettere di credito. Poi, finito il Medioevo, nel Rinascimento, quando tutto rinasce, anche l'economia e l'industria, anche il denaro assurge a nuovo strumento sociale perché si rinnuova e poi con la rivoluzione industriale finalmente già l'economia cambia. Non c'ha più vincoli e la finanza schizza alle stelle, perché in pratica tutti gli industriali hanno già bisogno, per la complessità delle fasi produttive, di avere del denaro a futuro, cioè l'economia del presente diventa una cosa molto più ristretta dell'economia a futuro. La finanza è il denaro che ancora non c'è, ma che avrai in un futuro, i benefici, i guadagni che avrai a futuro, ma anche i debiti proiettati a futuro. Quindi più diventa complessa l'industria, l'economia e la società del consumo, o il consumo della società, e più diventa complessa la finanza e quindi più il signoraggio bancario si fa presente. Ma chi ha relegato o rilegato le persone che venivano confinate nei ghetti perché non erano cristiani a lavorare nelle banche, nel mercato, facendo i cambiaroli, eccetera, è stata proprio per proprio beneficio ed interesse la Chiesa cristiana, la Chiesa cattolica. E si diceva alla maggior parte dei fedeli: guarda, non toccare il denaro perché è sterco del demonio, è maledetto. E poi lavorare ad usura è un lavoro per intoccabili. Allora nessun cristiano voleva lavorare con il denaro, nessun cristiano voleva essere paragonato a chi stava nei ghetti e lavorava di usura. Poi però, finito il Medioevo, è venuto il Rinascimento, l'epoca in cui si scoprono anche i valori del terrenale e del fisico, del corporale, e più la gente vuole lavorare ad usura, perché si rende conto che il denaro è lucrativo, poi che i beni materiali non sono un tabù, occuparsi della salute e della ricchezza non è brutto. E quindi alla fine, con la rivoluzione industriale, gli industriali stessi vogliono incentivare i bancari a essere più disinvolti e a francarsi dalle loro limitazioni. Perché un industriale, se vede che non c'è buona circolazione di denaro, vede che non c'ha molti clienti e che industriale è. Quindi voglio dire, ci sono certi video, come quello di Povia, che sono molto interessanti perché ci ammoniscono sul cattivo comportamento delle banche nell'attualità. Ma guardate, occhio, che non c'è una combriccola di cospiratori isolati dalla storia e dalla società, ma è il più grande azionista dell'usura bancaria nella storia e del signoraggio bancario che l'ha creato è il Vaticano, che in Occidente, nell'Occidente medievale, siccome si diceva che lavorare ad usura era peccato, che nessun cristiano lo poteva fare, si autolimitava, ma il Vaticano ha sempre avuto banche. Chi gestiva le banche dei banchieri? Il Vaticano, che dava il permesso. Se no nel mercato non potevi mettere una banca di denaro. E poi ai cristiani si diceva che il denaro era sterco del demonio, però loro autorizzavano chi viveva nei ghetti a aprire delle banche. Quindi voglio dire, se vogliamo vedere fra i cospiratori chi ci può essere,
E non dobbiamo escludere il Vaticano, a meno che non si tratti di una cospirazione, ma che ci sono dei soggetti che storicamente sono stati privilegiati dal Vaticano per operare economicamente e così escludere la possibilità che la maggior parte dei cristiani potesse fare denaro col denaro. Quindi, per il momento, questo altro mio pensierino sul signoraggio bancario e sulla finanza si conclude qui. Poi lo affronterò in seguito qualche altra nuova ispirazione. Volevo adesso qui spendere due parole, proprio due, tre, quattro, ma non verrà un video largo come quelli di Matteo Montesi, purtroppo. Comunque sono i temi del giorno. Sul fatto che si parla sempre dell'ISIS e ci sono foto in internet. Prima ne ho vista una 2 mesi, 3 mesi fa, forse meno, dove c'era la foto di una colonna dell'ISIS, di una filata, no, di una carovana. La cosa che più mi ha stupito è che tutte le 4x4 erano nuovissime, come da concessionaria. Tutte erano, non so se Ilus o Toyota. Poi ieri o l'altro ieri ho visto una foto di miliziani dell'ISIS, tutti con scarpe da tennis nuove. Adesso, la stampa, l'informazione, le versioni ufficiali ci dicono che costantemente si stanno reclutando nell'ISIS persone che vogliono essere miliziani dell'ISIS e attivisti e terroristi. Da ogni parte del mondo, di ogni età, senza nessuna relazione reciproca. Come sappiamo, allora, che tutte queste persone sono così disorganizzate se poi vestono le stesse scarpe e usano le stesse 4x4? Dovrebbe essere il contrario, perché se tu vai in una concessionaria e compri delle 4x4, ne compri 4, 5, 6, come mai questi d'un colpo fanno una carovana e c'hanno 1.000 camionette tutte nuove e tutti uguali? Come mai fanno un plotone, un esercito e tutti quanti hanno la stessa marca di scarpe? Sembra che hanno un unico fornitore di fiducia. Ma allora questo contraddice la versione che, non so, che si uniscono uno a uno nelle file dell'ISIS, disorganizzatamente e individualmente. Qualcuno gli deve rifornire di materiale. Allora rimango un po' pensativo su chi ci può essere dietro l'ISIS. Ci sono molte versioni in internet. Io non voglio dare a ripetere le stesse versioni, che ci sarebbero servizi segreti di molti stati, che tutti voi vi potete immaginare quali. Quegli stessi che hanno provocato le intervenzioni in Iraq, in Libia, in Siria e che vorrebbero andare a fare la guerra anche in Iran. Occidente sta a un passo, se non si firma un accordo con Iran per il nucleare, dalla terza guerra mondiale. Allora gli iraniani taglierebbero diciamo il somministro di petrolio dal Golfo di Hormuz. E noi rimaniamo asciutti, senza energia e senza idrocarburi, per fare una guerra che non so a chi conviene, perché così come non è stata una minaccia Iraq per l'Occidente, non lo sarà neanche Iran. E poi con questo fronte ucraino, che io sto vedendo in internet che non ci sono buoni né da una parte né da un'altra, ma che sono state commesse atrocità tanto dal fronte ucraino, tanto dal fronte russo. Quindi i buoni dove stanno? Chi sono i buoni? Se ogni interventore nei conflitti ha dei suoi interessi, per intervenire militarmente e per dare delle versioni ufficiali che sono inattendibili. Però ecco, mi stupisce come quelli dell'ISIS sono così organizzati che hanno migliaia di articoli di uno stesso prodotto uguali, perché solo una squadra di calcio o di sport in generale c'ha che fra i suoi integranti possono
portano le stesse scarpe, le stesse magliette, gli stessi pantaloncini, calzine, cappelletti e tutti i gadget vari, le stesse racchette da tennis. Cioè, qualcuno gli vende e li rifila a tonnellate armi, capelli, scarpe, vestiti, mangiare, magari mangeranno la stessa cosa. Come sono ben organizzati? Ma dove le comprano le cose? In eBay? A tonnellate? Boh, magari ci dicono che è in eBay che comprano le cose. Io ci credo poco o nulla. Magari sarà in Amazon. So che è piaciuto molto un video che ho fatto sui patti del Lazzareno, o del Nazareno. Vabbè che sarebbe sempre un nome biblico. Certo, le mie erano battute, spero che tutti voi lo abbiate capito. Magari chi non l'ha capito non lo saprà mai, perché magari non guarderà questo video fino a questo minutaggio, ma è logico che erano battute. Io stesso non le credevo, o no? Bah, forse qualcosa di vero c'era per gli amanti del complotto. Però mi sono sempre interessato di esoterismo cristiano. E infatti in questi giorni volevo commentare qualcosa sui catari, su gli eretici, sugli gnostici. Perché soprattutto, a parte tutte le altre denominazioni cristiane oltre quella cattolica, perché soprattutto a me mi ha sempre disgustato e colpito l'Inquisizione, tanto l'Inquisizione medievale come in specifico la Santa Inquisizione spagnola, che non bisogna chiamare santa perché santa, infatti un'atrocità non può mai essere santa, se no perché si differenzia in quanto Santa Inquisizione, perché è l'Inquisizione che ha fatto il re di Spagna, invece Inquisizione cattolica o cristiana è la più generale Inquisizione medievale, che non sempre nel Medioevo si uccideva l'eretico o l'ognostico. Invece, a partire dall'Inquisizione spagnola, proprio si stermina all'inquisito, perché c'erano anche dei riflessi giuridici e degli interessi economici. Per togliere le proprietà ai marrani, cioè agli ebrei e ai musulmani in terra spagnola, si inquisivano, si torturavano a morte e gli si toglievano i beni. Invece nel Medioevo, soprattutto in Italia, non sempre si ammazzava il diverso, lo si convertiva. Invece in Spagna non sono interessati a convertire nessuno e massacrano la gente. Anche perché c'è da dire un'altra cosa, che qualcosa di giustizia nei tribunali inquisitoriali c'era, un barlume di giustizia. Cioè, se inquisivano e torturavano qualcuno e si scopriva, metti il caso, che era innocente, gli stessi supplizi gli dovevano dare a tutti quelli del tribunale che lo avevano torturato. Quindi è logico che non era interesse dei giudici e della gente del tribunale scoprire la verità. Metti il caso che poi a un certo punto avevano dei dubbi che la persona torturata fosse eretico, fosse uno stregone o fosse uno scissionista oppure uno gnostico. Chiaro? Che a quel punto gli davano un supplizio mortale, perché sapevano che se veramente era innocente, la situazione si sarebbe potuta revertire e l'inquisito avrebbe potuto causargli a loro di eretici, perché era eretico chi provocava la morte o il supplizio di un vero fedele cattolico. Quindi, per evitare che da inquisitori si fossero trasformati in inquisiti, perché per rimediare all'ingiustizia di una persona torturata, addirittura morte, arrivavano a uccidere tutta la gente del tribunale, se si poteva provare che avevano proceduto male, finivano con tormenti e supplizi la vita dell'inquisito. Così se era innocente non si sapeva mai. Dato che in molti casi era innocente e loro sapevano che era innocente, lo torturavano a morte e gli sequestravano i beni. Però nel caso in cui loro credevano che era colpevole e si fosse rivelato innocente, metteva nel mucchio degli inquisiti anche i colpevoli e li uccidevano tutti. Quella era Santa Inquisizione. Certo,
Poi da Papa Wojtyla, che è stato grande, ma già si mormorava prima, hanno detto: abbiamo commesso degli errori nel passato, soprattutto lo ha detto Ratzinger. Cari fedeli, abbiamo commesso nel passato degli errori di capitale importanza. Non era nella nostra intenzione farli. Noi abbiamo sempre voluto tutelare l'incolumità degli umili, dei semplici, degli ultimi. Certo, torturando i primi, più intelligenti, più ricchi, come Galileo Galilei, Giordano Bruno o Bruno Giordano, Copernico, perché non erano gli ultimi, non erano i più derelitti, ignoranti, sommersi, erano aristocratici con studi, ricchi, e volevano perseguire la verità, non volevano essere proselito di nessuno, volevano, magari erano credenti, ma volevano anche credere nel libero arbitrio di credere senza dover credere ciecamente, e quindi dividendo il sacro dal profano, lo scientifico dal metafisico e dal religioso. Allora quella gente non andava tutelata, andava ammazzata direttamente o isolata come Galileo Galilei. Per me, quando si mente, si ruba, si uccide, si stupra, si incendia e si tortura a morte, facendo esplodere il cranio della gente, decerebrando la gente in questo modo per salvargli l'anima, secondo quanto dicevano gli inquisitori, non c'è nulla di sacro, anzi non c'è nulla di rispettabile nell'ente che fa queste cose. Mi si potrà dire, la Chiesa Cattolica negli ultimi secoli ha cambiato, grazie al cielo. Ma la triste eredità resta appannaggio dell'ISIS e di fanatici come l'ISIS. Comunque, che facciano mea culpa sta bene. Però che non dicano che sono errori del passato nel tentativo di salvare anime. Ma le anime le salvi uccidendole, sempre che esistano. Questo ha fatto di me, insieme all'idea che è difficile credere che esista qualcosa di trascendente oltre la morte, un ateo. Mi devono convincere della validità delle inquisizioni sul piano concettuale, perché magari è stato un errore materiale, però andava convinta tutta quella gente a non essere eretica o a non essere atea. E invece no. Se viviamo in uno stato più o meno decente al giorno d'oggi, è proprio perché Italia è un paese laico ed ateo dall'84. E ogni confessione religiosa va rispettata. Ogni confessione ideologica, ogni confessione ideologica va rispettata, incluso religiosa, però su via. Esiste qualcosa dopo la morte? Perché ci sono migliaia di culti diversi e nessuno ha l'ultima parola, ma sono delle teorie bizzarre? Vabbè, comunque è inutile polemizzare perché si potrà discutere tanto e a lungo. Ma resta soltanto che le varie religioni sono interessanti e le varie ideologie dal punto di vista antropologico e etnologico. Per il resto sono tutte favole umane.